Salve a tutti lasagnini e lasagnini, benvenuti in questo nuovissimo podcast. Oggi è un podcast speciale perché è diverso dagli altri. Infatti siamo qui con un ospite che non abbiamo mai intervistato. Presentati. Tra l'altro non conosciamo nemmeno Infatti, questo lo spoilereremo tra poco. Presentati. Io sono Francesca Castaldi, nella vita scrivo libri principalmente. Sono una ragazza molto timida, però sento che con voi l'atmosfera è quella giusta. Diventerò estroversa tra un paio di minuti. Perfetto. E ragazze, se volete lasciarmi la palla, l'onore di poter spiegare come mai Francesca è qui con noi oggi. Vai Elena. Quando esattamente il 3, 4 e il 5 ci siamo addentrati in quello che è il territorio di Torino, che per noi è sicuramente nuovo, abbiamo avuto questa mega ideona di farci riconoscere anche sui muri a caso di Torino, di alcuni palazzi, di ristoranti che abbiamo visitato, e abbiamo lasciato questi post-it. E nel mentre che scrivevamo questi post-it con il nostro tag Instagram, che è diciamo la sede principale nella quale ci facciamo conoscere, io ho detto sì, ok, però quando le persone lo vedranno, ci seguiranno sì e no, e poi butteranno il post-it. Allora ho pensato, vabbè, aggiungiamoci. Se hai visto questo post-it, scrivici Cavallo Bianco di Napoleone, così c'è una sorpresa per queste persone. Tu sei stata la fortunata, infatti oggi andremo proprio a parlare di te, perché tu sei la nostra special guest di oggi, quindi un applauso. Io ringrazio già in anticipo perché non sono mai stata una special guest di nessuno, quindi è una prima volta, ma con voi andrà bene come tutte le prime volte, penso. Francesco, ho proprio una curiosità per iniziare. Tu questo post-it in quale luogo di Torino l'hai trovato? Allora, l'ho trovato in via Milano. Allora, per chi non è di Torino, zona Porta Palazzo. Proprio accanto via Garibaldi c'erano c'è questo porticato pieno di archi, accanto al quale c'era un post-it. Io, visto che sono una che fotografa molto le cose in giro per Torino, ma proprio in giro, mi piace fotografare, ho detto no, fammi leggere bene cosa c'è scritto. Cavallo Bianco di Napoleone, ho detto ma che cosa strano, ho detto no, devo farlo assolutamente. E così vi ho trovato, semplicemente così, passeggiando col cane. E ti saresti mai aspettata poi un podcast su di te? No, sinceramente no. Cioè, mi aspettavo una cosa del tipo, ti mandiamo la battuta per cui abbiamo scritto questa frase, non un'altra, ma non una cosa così importante, ecco. Invece no. E cosa stavi facendo proprio nel momento in cui tu hai visto quel post-it? Ho trovato il post-it mentre portavo il mio cane a passeggio. Io ho un bassotto, che è il mio fido cavaliere, che mi ha accompagnato in questa nuova avventura, perché anche per me Torino è stata una novità, perché ci ho sempre abitato vicino, ma mai davvero dentro. E quindi siamo tutti un po' nuovi in questa città, che secondo me è davvero speciale. Ah, quindi non sei di Torino? No, abito a mezz'ora da Torino, nata a Torino in realtà, ma abito a mezz'ora da Torino. Quindi tu cosa fai nella vita? Quali sono i tuoi hobby e cosa ti piace fare? Allora, sono una ragazza semplice, quindi non ho chissà quali hobby stravaganti. Io scrivo libri, proprio da poco sono diventata un'autrice, sono felice di questo perché a 19 anni è già tantissimo. Per ora è diventato un lavoro, quindi sono davvero contenta già di questo. Quindi già come hobby scrivevo prima, adesso è diventato un lavoro, quindi grazie a Dio le due cose si sono conciliate per bene. Per il resto ascolto molta musica classica, provo a cucinare, fallendo sempre miseramente, sempre, costantemente. Riesco a fare una torta di mele che venga bene, una. No. Vabbè, magari potresti essere brava a cucinare altre cose, non lo so, un panino. Allora, io sono vegetariana, quindi più che far bollire due patate con i broccoli, non è che no. Vabbè, l'importante è guadagnarsi da vivere, insomma. No, sì. Già fare il minimo indispensabile. Patate bollite. Sopravvivere. Invece questa tua passione per la scrittura dove è nata?
Allora, dove? Non lo so. Perché io al giorno d'oggi non so dove. Non lo so, perché a volte penso che parta tutto dalla testa, perché dico, mi metto e scrivo. Poi magari Torino mi ha aiutata molto in questo. Vado a fare un giro, non lo so, ai Giardini Reali, vedo un albero particolare, sotto una luce particolare, dico no, allora parte dagli occhi. Poi però mi rendo conto che magari può partire dal cuore, perché sono magari delle relazioni che ti formano, ti fanno scrivere, specialmente negative. Non so dove sia nata questa passione, però io so che da quando avevo 14 anni è stato il mio essere. Io ho capito che sono Francesca grazie alla scrittura. E sono davvero contenta che questo lato di me sia diventato così formativo e così professionale, tanto da diventare un lavoro. Ma che cosa scrivi più o Scusate, meno? sono molto logorroica, No, no, sinceramente parlo sono tantissimo. tranquilla. No, anzi, meglio. Tranquilla. Io scrivo romanzi. Allora, io nasco come scrittrice di poesie, aforismi, che non ho mai pubblicato e penso che pubblicherò verso giugno, Oh, un perché piccolo è la tutta. spoiler. Eh sì, piccolo spoiler. È nato tutto perché io ho deciso di andare in terapia quando i miei genitori hanno divorziato e da lì ho detto no, dobbiamo iniziare a far uscire queste emozioni perché altrimenti facciamo solamente del male a noi stessi. Poi ho iniziato a scrivere queste pagine che inizialmente erano anche abbastanza pietose, lo ammetto perché pietose. Poi in terza superiore ne ho parlato con la mia professoressa di italiano che mi ha consigliato di iniziare a scrivere racconti. Inizialmente erano racconti da 2 o 3 capitoli e finivano lì, erano storie brevi. Poi una sera ho deciso di scrivere qualcosa di più importante, di più impegnativo, di mettere davvero su carta quello che avevo in mente. Allora da lì ho iniziato a scrivere i miei primi romanzi. Il primo era pietoso, infatti non esiste più, l'ho eliminato perché aveva, vabbè, un lessico pietoso, grammaticalmente scoordinato, no, era pietoso. A che età l'hai scritto il primo romanzo? 15 anni. A Eh beh. 16 anni mi sono rimessa in carreggiata, ho detto no, questa volta lo si scrive seriamente. E da lì è nato Pioggia di Rose, che non per far pubblicità, cioè non voglio farmi pubblicità, però lo trovate nel link nel mio profilo Instagram, mi chiamo francesca.casto-basso, è facile. Lo trovate lì, è semplice, un romanzo di quelli più classici che veramente non esistono così semplici e basilari. L'anno successivo, compio 17 anni, decido che i romanzi troppo classici non fanno più per me, volevo cambiare stile. E da lì, in un'estate in cui lavoravo, facevo volontariato e avevo mille cose per la testa, nasce il mio secondo romanzo, un romanzo fantasy, dove, per chi non l'avesse ancora letto, c'è come protagonista un vampiro. Quindi se siete appassionati, io un giro lo farei forse un po' poi. Allora, mi sa che un giro di Infatti. libreria. Ma un giro, guarda, anche solamente i primi 5 capitoli per capire se ti piace o no. Ho cercato di renderlo il più originale possibile, nonostante ovviamente sia molto specifico, ovviamente, cioè non è che puoi rendere un vampiro un lupo mannaro da un capitolo all'altro, però un po' di particolarità spero di avercela messa, anche perché in ogni mio libro c'è qualcosa che amo. Nel primo romanzo ho messo molto la musica. Nel secondo ho messo molta arte invece, si trova molta arte, c'è una mostra di Monet, c'è una mostra di Michelangelo, c'è Roma, c'è molta roba bella. Cioè, insomma, se avete voglia e tempo, perché sono 59 capitoli, se avete voglia, girettino. Quanto tempo ci hai messo, scusa, 59 capitoli? Allora, io ho iniziato a scrivere che facevo ancora il liceo, quindi io tutte le sere mi ero impostata dalle 9 alle 11 di scrivere sempre, sempre. E quindi il primo romanzo l'ho scritto in 6 mesi. Il secondo, essendo che appunto avevo il lavoro, eccetera, avevo altri problemini, di questa natura, ci ho impiegato 8 mesi. E l'ultimo che ho scritto, no,
L'ultimo che ho scritto e completato ci ho messo 2 mesi perché è stato il periodo in cui ci avevano chiuso per il Covid, la seconda quarantena. Io avevo preso il Covid e non riuscendo più a seguire la scuola, mi sono totalmente lanciata sulla scrittura. Ovviamente nel frattempo seguivo, solo che per chi ha avuto il Covid, quando ce l'hai, hai dei mal di testa che non so descrivere. Quindi mi sono lanciata. Nel frattempo seguivo anche la scuola. È stato un bene che l'abbia concluso il terzo, perché poi a giugno avevo la maturità. Questa domanda la faccio spesso a lettori fanatici, credo che tu sia anche una lettrice fanatica. Qual è il primissimo libro che tu abbia mai letto? Il tuo libro preferito in assoluto che ti vorresti anche far cancellare la memoria pur di leggerlo per la prima volta? E il libro che non leggeresti mai? Ok, allora il primo libro che ho letto è stato Anna dai capelli rossi, quando avevo 7 anni, mi sembra, su per giù. Allora, il mio libro preferito, allora, è difficile perché sono due generi molto diversi in realtà tra loro, perché non posso sceglierne uno. Sono per forza due, scusami, per forza, io sono così, No, per ti forza preoccupare. due. Allora, uno è Ladra di libri, quello ambientato nell'epoca Sì. fascista, ok? E l'altro è in realtà una saga che si chiama Calendar Girl, sempre un libro a sfondo erotico, questa storia di questa prostituta con i vari clienti, però è molto bello. Lo consiglio a chi ha molto tempo perché è un libro da 450-500 pagine su per giù. E il libro che non leggerei mai, ma non per mia scelta, perché non ci riesco. Allora, io sono una fanatica di filosofia. E ho letto tutti i libri di Nietzsche, tranne Al di là del bene e del male. Io dopo 3 frasi, mi dispiace, ti amo Nietzsche, ma non ce la faccio. Proprio il mio corpo si rifiuta, il mio organismo rifiuta Al di là del bene e del male. Ma no, perché è lento, ha un tipo di Ma ritmo di allora, non scrittura. saprei dirti, perché comunque sono riuscita a leggere L'Anticristo in un mese, quindi che è un mappazzone assurdo per chi studia filosofia, non lo so. Non ti prende quel libro. No. E invece parlando un po' di te, raccontaci di te, e descrivici in 3 difetti e 3 pregi. Oh, beh, allora, difetti, sono molto permalosa, sono molto competitiva, sono molto decisa, che in realtà è un difetto in quanto se io prendo una decisione la devo per forza portare a termine, non mi interessa quanto tempo ci impiega o quanto tempo può rubarmi, ma io devo portarla a termine, sono determinata, lo devo fare. Beh, 3 pregi. Allora, sono una persona molto educata e rispettosa, e al giorno d'oggi non è una cosa scontata perché da Infatti. quello che vedo solo tra i ragazzi della nostra età, ora penso che tutte qua abbiamo più o meno la stessa età, sia qualcosa che non va mai dato per scontato. E poi voglio dire, ho un bassotto di 12 kg, cioè non è che tutti ce l'hanno. Non credo che mi Diglielo. sembra Come si chiama questo bassotto? Giusto per curiosità. questo cotechino, soprannominato da me cotechino, perché Allora, mo una domanda un pochino più così. Ti sei mai svegliato una mattina pentendoti di quello che hai fatto, che succede, che era successo la notte prima? Vabbè, perché non bevo. ma in generale, pure qualcos'altro. Non faccio nulla, sono proprio. Non attacca con me questa domanda perché non esco, non bevo. Allora ti invitiamo qui a venire nella nostra sede e uscirai insieme a noi, a Sala Ah, guarda, Consilina. ci sono, quello sì, assolutamente. Così fai un Quello sì. Allora, podcast con noi. se proprio dobbiamo vedere, l'unica volta non era sera, cioè vabbè, non era sera, era notte, ok? Era il ballo dei licei. E facevo un freddo bestia perché qua su per i monti fa sempre freddo, nonostante fosse giugno. E mi ricordo che presi una Coca-Cola zero da bere, mai più, perché avevo anche una tuta a maniche corte. E faceva talmente tanto freddo che una volta rientrata a casa mi sono messa a dormire con il pigiama di Pile. Era il 20 di giugno. Madonna, No. io non ve lo so descrivere quel freddo, non l'ho mai più sentito, nonostante anche qui adesso nevichi. Non ho mai più sentito un freddo così. Invece la
tua più grande paura in assoluto qual è? Essere dimenticata. Però tramite proprio scrivere, è una... tramite libri uno viene ricordato. Infatti la scrittura mi salva da questo, perché è sempre stato un mio problema. Io non ho molti, come dire, amici, eccetera, quindi noto come la maggior parte delle persone, cioè in generale, se noi ci pensiamo siamo dei corridoi, no? È quello che dico sempre, lo dico anche in una parte di un libro, non mi ricordo quale, perché comunque noi siamo dei corridoi, no? Alla fine ci sono persone che vengono magari per una notte sola a oltrepassarci, alcune decidono di posare scarpe, valigie e cappotti e quindi rimanere per un po', e se ne vanno prendendosi magari quel quadro che tu tanto ami su quel corridoio. Però bisogna prenderla con filosofia e quindi pensare che ogni persona alla fine in quel corridoio ci passa, e ci passa per lasciarci qualcosa. Quindi se io tramite la mia scrittura io posso lasciare anche solamente una piccola rosa in un angolo del corridoio che sta leggendo, io sono veramente felice. Perché so che quella persona in quel momento mi ha pensata e ha detto «Wow, io condivido questo pensiero», oppure «No, sono totalmente in disaccordo, però mi piace il suo ragionamento». In qualche maniera magari può andare dalla sua migliore amica all'ora del tè e dire «Ma sai Lucia, ho letto questa cosa su questo libro, tu sei d'accordo?» «Sì, no, forse». Oppure magari può andare dal pescivendolo di fiducia, dargli il mio libro direttamente e dirgli «Tiè, beccati sto mappazzone e leggitelo». Almeno rimango da qualche parte, capito? Sì. Non, è come se quasi non vorresti essere passeggera, e se magari lo fossi per lasciare qualcosa a qualcuno... Comunque vuoi essere ricordata in qualche modo, cioè ci sta come pensiero, anche io lo condivido. Anche io. Grazie. Ma hai qualche rimpianto? Rimpiango forse di aver dato troppo tempo a persone che volevano prendersi qualcos'altro nel mio corridoio, senza chiedere il permesso però. Quello sì. E se lo sono preso purtroppo. Solo quello. Che poi tra l'altro è... una cosa che capita molto raramente, perché sono una persona molto timida, introversa, quindi è difficile che tu veda cosa c'è dentro la porta di quel corridoio, però se lo vedi non portarlo via. È l'unico rimpianto che ho. Magari troppe persone hanno portato via soprammobili, scarpe e oggetti che dovevano rimanere lì. Però penso anche che se li hanno presi è perché magari servivano. Beh, poi da quello che sei adesso così, magari quello è stato anche un incentivo per scrivere, spunto per i tuoi libri. Ah, guarda, assolutamente. Anche perché adesso, spoiler per tutti, non so chi, i miei lettori non so se seguono questa cosa, ma spero di sì. Comunque, spoiler a tutte le mie lettrici. Sto scrivendo un romanzo storico, quindi occhio. Dico solo ma questo. Si può già sapere più o meno in che periodo è ambientato? Io amo follemente l'epoca del primo Novecento e il Novecento in generale. Cioè non c'è una parte del Novecento che non mi piaccia totalmente. Quindi dal Novecento in poi fatevi un giro sui libri di storia dove volete. Ripassiamoci tutto il Novecento, ripassiamo tutto il Novecento. E tu adesso, Francesca, studi, lavori, che cosa fai nella vita oltre a scrivere? Allora, io ho fatto 3 mesi di filosofia a Torino, poi mi sono resa conto che non era la mia strada, che... Allora, premettiamo tutto quanto, io avevo 10 di filosofia al liceo e per me è sempre stata una fonte di ispirazione totale per la scrittura. Per me filosofia è qualcosa che mi scorre dentro, è come se io fossi, avessi, no, al posto dei globuli bianchi filosofia, e nei globuli rossi la scrittura, e sono 2 cose che si intersecano per forza di cose. E infatti io ancora oggi leggo filosofia, nonostante non frequenti più l'università, che ho deciso di lasciare perché mi sono resa conto che mi aspettavo troppo, forse, no? Avevo aspettative troppo alte per quella che poi in realtà era la realtà dei fatti, quindi dei corsi in cui non mi trovavo, eccetera. E quindi ho lasciato, sono rimasta a Torino ancora per 1 mese, adesso sono tornata ovviamente a casa per le feste e sto cercando lavoro, perché ovviamente a Torino non ho trovato nulla, perché
Non lo so, boh, forse è il destino, ogni tanto devi tornare a casa anche se non vuoi. E quindi, boh, cerco lavoro qui, va bene così. La si prende con filosofia, tanto io lo so che verso settembre-ottobre torno a Torino perché Torino qua. Qua ci sono nata, spero di viverci tutta la vita. Quindi è solamente una cosa passeggera, la mia Torino mi vedrà presto di Prima o nuovo. poi torni a Torino. Anche a noi Torino ha lasciato un grande segno. C'è rimasta Sì, no, ma proprio, poi quindi ti capiamo. è qualcosa di... Io non so spiegare cosa ti succeda quando tu vivi a Torino, perché magari le persone dicono no, sei solamente un'egocentrica. No, perché quando tu metti piede a Torino si risveglia in te un senso di libertà, di spensieratezza, di autonomia che prima nemmeno credevi di avere. Non so se anche per voi è stato così, ma per me è stato totalmente così. Sì, ad esempio già il fatto di vedere, vabbè, Movida, oltre che la Movida, così tanti mezzi pubblici, cioè noi nel nostro piccolo paesino di 13.000 abitanti non utilizziamo, cioè non è che ci sono delle, ovviamente non è che ci sia una metro, una stazione ferroviaria, non è che tipo, che ne so, vediamoci là, aspetta, prendo la metro, l'autobus pubblico, cioè, e quindi io tipo vedevo tutti quei caspita di autobus, dicevo, ma come fanno le persone a sapere quale Monopattini prendere, dove elettrici. andare? Monopattini elettrici, le macchine, il triplo, che poi anche se le macchine forse non servono neanche più di tanto per tutti i mezzi pubblici che ci stanno, quindi è stata proprio una cosa che ti ci perdei dentro, però ha dato anche quel senso di autonomia, soprattutto per noi che non abbiamo, cioè io comunque ho 14 anni, non ho mai fatto esperienze così grandi in tutta la mia vita, e quindi andare in un paese così grande, con così tanta movida, però allo stesso tempo avere anche un senso di autocontrollo e soprattutto di, non mi viene il termine, di autonomia, è bellissimo, cioè poi ti innamori delle cose. Ma scusatemi, allora se tu hai 14 anni, le altre due quanti anni hanno? No, cioè, non per farci, cioè, non per altro, ma Io magari sono più vecchia 18, io di voi. io Io 18. 16. Madre, no, nessuno è 19, siamo Vabbè, dai, tutte siamo lì. là, siamo là. Grazie. Va bene, comunque grazie mille per questa magnifica storia. Ti facciamo i migliori auguri e buona fortuna per i tuoi prossimi libri e per la tua carriera. Siamo sicure che andrà bene e arriverai in alto. Credi sempre in te stessa. E l'ultima domanda, anzi non è una domanda, ma cosa vorresti lasciare ai tuoi ascoltatori, appunto, un consiglio di vita, un pensiero, qualsiasi cosa? Allora, io posso solamente dire che nel mio piccolo, se tu ti svegli la mattina e vuoi aiutare qualcuno, allora sei una persona che può dare tanto al mondo. Anche quando sei triste, anche quando credi che tutto vada veramente a rotoli nella tua vita, sappi che se hai l'energia giusta per tirare, fuori il sorriso alle persone, allora puoi veramente fare qualcosa anche per te stesso e migliorare la tua situazione. Quindi a tutte le persone che si sentono malinconiche, tristi e pensano di non farcela, mi ci metto in mezzo anch'io e dico che prima o poi avremo il nostro riscatto. Io ci ho messo 5 anni e mezzo con la scrittura, magari ci sono persone che ce ne impiegano 20, ma arriverà. Io sono sicura che arriva per tutti. Grazie. Mi raccomando, ti aspettiamo qui alla nostra sede. Assolutamente, assolutamente un buon prosecchino, tutte quante. Sì. Assolutamente sì. Grazie ragazze, davvero. Grazie a Un bacione a te. tutti. Grazie Alla prossima, Lasagnine, Lasagnini. a te. Buonasera. Questo podcast è stato sponsorizzato da Autorine La Manna.